come che oggi riuscirò a creare crafting personalizzati. Tac, tac. Allora, mettete questo, che così almeno ci sono questi qua per il crafting. E poi dovete sapere le coordinate in cui si trova. Quindi è 70, è meno 77. Aspettate che scrivo. Meno 77, 453. Va a fare test for blocks e dobbiamo testare il blocco che sta così e lo scrivete due volte questo e poi mettete le coordinate di dove sta il vostro sgancio, diciamo. Quindi io metto meno 77, 5, 53. No, devo mettere qui 4, un blocco in meno. Ok. Ma non sono identici. Poi mettete questo. Esattamente come quello, quindi se quello lì sta così. Blocchi comparati 1. Ok, poi qui dovete mettere il crafting. Quindi io faccio così, pure ovviamente se non sono così, ma se lo metto esattamente in quel posto ricompare di nuovo, capito? Quindi ora vedete se quello lì ha eseguito il crafting giusto. E poi mettete un comparatore. Mettete questo. Ok, mettete questo. Fate clone. 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 Il blocco così. Poi dovete fare così, 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 così. Quindi come inizia come prima, però ho messo clone. È sempre le coordinate, quindi è come prima. Semplicemente che è clone. Il resto è uguale. Meno 77. Meno 77. 4. 53. Una volta messo questo, mettete uguale e mettete cosa dovrebbe dare il crafting. Il crafting. Quindi qui mettete il vostro crafting e il vostro risultato. Quindi quello che da per, che dovrebbe dare a voi. Qui io metto questo qui. Perfetto, è tutto pronto. Pam, craftato. Come vedete è un transformator di alberi secchi in alberi normali. Tranne quando si rompe, o quando si rompe no. Vedete, ora si è rotto e non va più. Perché è scomparso qui? Non chiedetemi perché. Mi si impalla sempre il meccanismo, raga. A voi non bisognerebbe impallare. Ovviamente a voi non si dovrebbe impallare così. Mi si impalla sempre. Sì, infatti mi si è impallato, raga. Impallato da tutto. Impallato. Impallato da tutto, via. Tutto, via. Il mio cavolo non si sa. Beh, avete prima avete visto, funzionava. Poi si impalla e non va più. Però ho risolto così, mettendo un blocco qui. Ho risolto.
risolto così io. Voi fate pure col blocco qui, perché altrimenti non va, perché altrimenti attivo pure il dispenser. Quindi mettete un blocco sopra per evitare che non funzioni, altrimenti manca il rush così. Ora, meno 10, 4, 90, 6. Mi devo clonare. Così, la prima non andava manco quest'altro common block, assicuratevi. Devo metterli diversi, quindi metterli tutti con questo coso, con questo coso nero che punta alla stessa parte dell'originale, di dove dovete mettere tutto quanto, okay? Perché altrimenti poi non va. Tenti a non metterlo tipo così. Quindi attenti a non metterlo in altri modi. Quindi mettete uguale. Così per tutti. E proviamo. Perfetto. Possiamo, si scorda di mettere che deve dare qualcosa. E raga, cosa stai dicendo? Sono un genio. E mo funziona all'infinito. Se mettete due, li dà due. Li dovete mettere uno alla volta. Manco se li mettete prima da sette. Voi, io ho messo questo qui. Voi potete rimettere così. 21, 21, 21. Ma voi mettete come vi pare a voi. Potete mettere miele, così, common block, e vi dà uno structure block. Così invece di fare questo. Ora questo è il craft che mi devo ricordare, perché altrimenti non lo posso io craftare. Così. Tac. Tac. Common block. No, common block. E mi dà lo block. Ecco. Questo è il senso del video, volevo far capire. Ma ovviamente potete anche usare questo meccanismo per altre cose, tipo aprire una porta. Sembra stupido, potrebbe benissimo sembrare stupido, potrebbe sembrare stupido, ma non è. Questo meccanismo, per quanto potreste dire che secondo voi non potrebbe mai aprire una porta, guardate, comunque sto un attimo elaborando. Preso, devo fare così. Poi la torcia, così. Così. Poi a di lavorare in spiaggia.
qui potete, potete benissimo qui mettere, come ho detto, il repeater. Così. E così voi coprirete quanto può essere utile il meccanismo che vi ho insegnato oggi. Sì, con poca voce. Io vado, mi spiaccio. Voglio di andare. Lol, mi spiaccio. Voglio di ballare tra le tue braccia. Voglio di muovere. Ti amo tutta terra. Ok, come vedete ragazzi, mettiamo un crafting più facile, perché ora non è più crafting ragazzi, mettiamo che soltanto, che per ora serviranno 64 armoscelli. Mettiamo 64 armoscerron. E ragazzi, lo mettiamo lì e la porta si apre. Da nulla, è proprio, non c'è nessun meccanismo redstone. C'è sotto, sì, però così devo vedere che la porta si apre così a distanza. Così la potete aprire a distanza con una tessera. Uscire anche il video come aprirla a distanza con un cavolo di bottoni, quanta distanza volete, come questo, però invece che tessera proprio bottoni, e la porta si apre così senza nessun meccanismo adesso invisibile. Per ora ciao.